Ho perso 10 anni, 20 kg e 40 neuroni per questa partita. Già i neuroni erano in ferie, adesso hanno deciso di morire. Hanno deciso di morire. Purtroppo la legge è il karma, no? Nel derby con tre tiri in porta abbiamo vinto. Qua con sette abbiamo vinto. Ma è stata dura, è stata tosta, ragazzi. Bisogna essere più concreti, lo dico sempre che bisogna essere più concreti. Milan che praticamente gioca in due. Gioca in due. Perché Maignan, che comunque non viene praticamente mai chiamato in causa, fa un mega assist per Leao, che fa un mega gol bevendosi mezza difesa della Sampdoria. Poi ragazzi, il circo. Il circo! Il circo poi! Il circo! Avessimo vinto 2-0, avrei detto, vabbè. Almeno nel finale ha trovato il gol. No, no, ragazzi. Merito di un portiere che all'inizio proprio, ragazzi, non gli avrei dato un euro. E quando posterò la live domani, massimo dopodomani, come sempre, lo dico sempre che a sto Falcone, tutta la live, ripeto, vabbè, non c'è un euro, meno male. E invece sto Falcone non ha fatto rimpiangere l'euro. Ha fatto 4-5 parate. Colpi di Reni, sto qua. Colpi di Reni, il tiro di Messias, anche la rovesciata di Giroud. Quindi merito anche suo. Sicuramente con un portiere pochino meno OP oggi, sicuramente 3-4 gol li facevi. Però comunque sia, il risultato è 1-0 in una partita dove hai fatto il 55% di possesso palla, dove sei arrivato al tiro in porta 7 volte. Tu devi essere più tranquillo. Tu chiudi primo tempo 1-0, non facendo una prestazione delle migliori, va bene. Nel secondo entri in campo, come ha fatto la Lazio ieri col Bologna, entri in campo, fai il gol del 2-0 e come va, va poi. Se prendi 1-2 ti chiudi, se fai 3-0 vai tranquillo. Invece no, invece oggi c'è da soffrire. Ragazzi, questa partita è una sofferenza psicologica, perché quando sai che stai giocando una partita importante, che è la partita che se vinci sei primo per una settimana, che comunque riapre il campionato dopo il risultato di ieri, noi mentalmente ci arriviamo scarichi, ci arriviamo off. E questo è successo oggi, questo è successo oggi, ragazzi. Avevo paura di sbagliare, abbiamo sbagliato. Non così tanto, però, da non vincere. Questo è importante, questo è importante. Dopo tutto questo pippone sui demeriti, arrivo finalmente ai meriti. I meriti che comunque il Milan ha retto, esattamente come è andata. Stessa partita di Genova, forse quella l'abbiamo giocata un po' meglio rispetto a questa. Trovi il vantaggio dopo 10 minuti, la gestisci, rischi. È vero che comunque la Sampdoria ha accennato delle azioni. Meno male, Maignan, come già detto, non è stato poi così tanto impegnato, il che va bene. Però, ripeto, ragazzi, dovevamo e potevamo fare di più. Nel complessivo, tolti appunto il portiere e tolto Leao, non c'è nessuno che spicca. Vi posso dire, ha spiccato un pochino che sì nel secondo tempo, che comunque ha fatto qualche lavoro a centrocampo degno di nota. È spiccato pochino Giroud, pochino, però Giroud se non gli arriva palla non fa i miracoli, e del resto poca poca roba. Non mi è piaciuto Tonali oggi. Io penso che sia la prima barra seconda partita che toppa quest'anno Tonali, e quindi non me la sento neanche di dargli troppo addosso al povero Sandro. Quindi ci stacca una partita, ti vada male. Ci sono tutti i giocatori, ci sono delle partite in cui hanno delle difficoltà. De Vrij è 3-4 partite che sta facendo danni nell'Inter, quindi tutti hanno i loro difetti.
Ronaldo ha 7 partite che non segna, quindi bene o male, ognuno, ripeto, siamo esseri umani che, anche se fanno attività fisica, siamo comunque esseri umani. Anche se guadagnano milioni, sono esseri umani. Detto questo, ragazzi, la partita ha poco da dire. Giampaolo forse, anzi sicuramente ci conosceva già, anche Conti, che comunque viene dal mercato di gennaio preso da noi, gli avrà detto più di qualcosa a Giampaolo e questo è servito per provare a frenarci. Non ci sono riusciti, ma avevano la possibilità di farlo. Giampaolo, che comunque da avversario ci ha sempre un po' messo in difficoltà. L'anno scorso, vabbè, tolta la partita vinta 2-0 col Torino, la seconda in Coppa Italia ci siamo portata ai rigori, e voi ve lo ricordate l'anno scorso. E il resto, ragazzi, conta alla fine il risultato, anche se non sono contento della prestazione, e questo mi pare di averlo detto diverse volte. L'importante è vincere, quindi alla fine non tutti meritano la sufficienza, se c'è un'insufficienza proprio un 5,5, però mi aspettavo un pochino di più, questo rimane. Il discorso sulla partita è questo qui, ripeto, il migliore in campo erano due, peggiore in campo oggi forse Brahim Diaz, forse, che si fa anche a morire molto stupidamente. Romagnoli e Tomori gestiscono, così come Florenzi e Calabria, ci provano, ma è un Milan che ovviamente è stanco, viene dal derby, poi dalla Lazio, che comunque ha vinto 4-0 con la Lazio, ok, però ti sei comunque stancato, è una partita infrasettimale che ti ha messo un po' le corde, fisicamente dico, e quindi magari non mi aspettavo di vincere 5-6-0 oggi, comunque veniamo anche da... La Sampdoria veniva da un risultato di 4-0 col Sassuolo, quindi capibile che magari potessero giocare bene, o almeno come minimo essere motivati. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sono 3 tasti da premere, ci vuole un cazzo di secondo e a me valgono tantissimo, ragazzi. Ci vediamo con la reaction domani, massimo dopodomani, ok? Bacione, ragazzi, alla prossima.